Sono Laura Antichi. Oggi vi volevo presentare Post-it, la possibilità di inserire immagini con annotazioni da classtools.net. È un'attività collaborativa e individuale. Gli studenti o gli insegnanti possono aggiungere sull'immagine dei bigliettini note di commento per identificare, ad esempio, concetti chiave per approfondire, per valutare, per spiegare. I post possono essere di diverso colore e in questo modo è possibile organizzarli in base a categorie e a tipologie. Come fare? Nella casella di ricerca di Google scrivo classtool.net, mi esce già. Ok. E entro in classtools.net, faccio scorrere tutte quante le applicazioni che in questo meraviglioso sito sono disponibili e cerco il mio post-it. Metto un titolo. Prova. Di prova. Aggiungo un'immagine, add image, che non deve superare i 300K. Inserisco la mia immagine, Atene, l'Acropoli. Ok, ora posso sull'immagine postare una serie di commenti andando in Add a label. Adesso arriva. Io scriverò solo qui commento 1. Posso cambiare il colore di questo commento. Vedete? Con il drag posso spostare il commento sull'immagine. Ne facciamo un altro. Add label, questa volta lo facciamo azzurro. A commento, mento 2. Qui scriveranno delle annotazioni gli studenti o gli insegnanti per spiegare un'immagine. È possibile naturalmente salvarlo come pagina web oppure embeddarlo e ottenere anche l'indirizzo della pagina da dare eventualmente agli studenti perché mettano le loro annotazioni. Adesso dovremo vedere questa schermata in cui mi dà infatti l'URL e il codice embed. Posso naturalmente il codice averlo per una pagina grande da inserire, media o piccola. Ok. Posso anche stampare il template, questo template, però è una funzione questa premium e posso anche vedere gli esempi di applicazione di questa app che è web based. Ciao!